Dopo aver rimandato la sua visita per opportunità politica, mentre ancora si trovava la quadra nel centrodestra, oggi è finalmente arrivata all'Aquila Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia per consacrare la candidatura unitaria del centrodestra dell'Aquila su Pierluigi Biondi alle prossime elezioni amministrative. La Meloni ha ricordato l'intervento del governo Berlusconi e la celerità del post-sisma, confrontandolo ai ritardi e alle disfunzioni che le popolazioni del centro Italia stanno oggi subendo. Abbiamo trovato l'unità del centrodestra proponendo sostanzialmente il candidato che poi aveva, diciamo, più capacità di aggregare, di aprire e di rappresentare una simbologia che è importante per me, come è importante per la Lega, è importante soprattutto per Berlusconi, per il lavoro che ha fatto qui. Pierluigi riusciva ad aprire anche una serie di esperienze civiche, è andato anche oltre i confini del centrodestra tradizionale, era un sindaco di un comune che, insomma, è stato il comune che ha visto più vittime allora rispetto alla popolazione durante il terremoto, quindi è una candidatura che noi abbiamo proposto, che alla fine è risultata quella più convincente, senza nulla togliere agli altri candidati che pure erano degli ottimi candidati, ma devo dire che in questa tornata siamo stati bravi su tutto il territorio nazionale a trovare delle soluzioni partendo dal territorio, partendo dalla proposta più convincente, senza egoismi di partito che imponessero un candidato sugli altri, e così è stato sull'Aquila. Giorgia Meloni ha poi fatto una passeggiata nel centro della città, visitando anche lo storico caffè dei fratelli Nurzia.